Buonasera a tutti, appassionati di calcio a 5. Sta per iniziare il match tra la Fiorentina, oggi in maglia viola, e il Piacenza, invece in maglia rossa. Le squadre sono in campo e le vedete, oggi si gioca la semifinale d'andata, la partita quindi conta come nessun'altra. Il match sta dunque per iniziare. Si comincia con il primo possesso in favore della Fiorentina, che quindi gira palla con calma. Possesso per Navarra, il tocco corto, poi subito largo, che gira su Nataletti, ancora Navarra. Allora Fiorentina in palleggio, la palla poi in avanti per lo spunto di Galmazzi, che arriva in area di rigore, va a calciare, stampa il primo palo, primo pericolo per il Piacenza. Con Galmazzi che cerca la deviazione, che favorisce Vecina. Jack, con noi Jack. Ed il possesso è Piacenza, quella gestita da May con qualche brivido, poi se la cava non può essere in mani Decina, quindi spazza via. È rimessa laterale per la Fiorentina. Ecco quindi al centro, ancora palleggio con il pallone giocato sulla sinistra, la conclusione di Galmazzi, palo pieno, tiro Panzardi, il tocco al centro. Qualche difficoltà in uscita, Galmazzi raccoglie, non calcia, adesso sì, pallone deviato e sarà ancora corner, spinge quindi la formazione viola. In battuta Nataletti, pallone al centro, riconquista il Piacenza che riparte, la palla è per Mega, un po' di campo di fronte a sé ed ecco il primo gol del match, 1-0 Piacenza che quindi passa in vantaggio. Il gol è di May per evitare pericoli maggiori. Gioca intanto la Fiorentina, Gerini in possesso, bella palla su Nataletti che va alla conclusione, Decina ancora, il riflesso puro mette in corner. Palla battuta al centro, tocca che poi arriva la conclusione di Galmazzi che si infila in porta, trova quindi il pareggio. La Fiorentina dopo il tocco, dicevamo, di Gerini che di fatto ha accomodato la palla su Galmazzi, 1-1. Possesso Fiorentina, palla sulla sinistra, poi Galmazzi appoggia per la conclusione di Gerini, ancora Decina che si sta esaltando, Fiorentina che può gestire il possesso con Galmazzi, prova a far passare, palla che non passa, quindi Piacenza, palla in campo, arriva la conclusione ed il gol, Battistacci trova il vantaggio, 2-1 Piacenza. Calcio di punizione per la Fiorentina, sarà punizione di seconda. Con il Piacenza tutto schierato al muro della propria porta, parte la conclusione, deviata. Ancora seconda possibilità con la palla che quasi scheggia l'incrocio con Giordani. Per Galmazzi, riesce a uscire su Giordani che poi va ancora da Navarra, aggancia e gioca su. Possesso per Gerini, sempre da Galmazzi, è lui che carica la conclusione, pallone ancora sporcato, ancora possesso Fiorentina. Sfera battuta forte al centro e che bel gol di Galmazzi, che di tacco, pesca l'angolino, immobile, incolpevole Decina, è 2-2, pareggio viola. Giocare su D'Angelo, si la cava bene Galmazzi che esce palla al piede, poi raddoppiato, pallone ancora Fiorentina con Gerini che gestisce bene il possesso del pallone e quindi si appoggia in zona Galmazzi, cerca movimenti e compagni, Navarra prova a tornare da Galmazzi che scarta anche Decina e poi va a colpire in pieno il palo, forse anche deviato, invece no, possesso Piacenza, palo di Galmazzi. È quasi tutto pronto per l'inizio della seconda frazione di gara che di fatto inizia adesso. Il punteggio è 2-2, parità perfetta tra le squadre in campo in questa semifinale d'andata. Ovviamente la partita tra Fiorentina e Piacenza, vediamo quale delle due riuscirà ad uscire vincitrice dal campo. Ancora Piacenza quindi a girare con D'Angelo, chiama palla Panzardi, D'Angelo tocca vicino e quindi May. Adesso Panzardi cerca il tocco arretrato, si spalanca il campo quindi per la Fiorentina, Galmazzi va sulla sinistra e la conclusione è vincente di Nataletti, passa in vantaggio la Fiorentina, 3-2. Poi Bedini pressato, va da Battistacci, può salire il numero 2, vuole il centro, poi Battistacci si gioca con Panzardi, Battistacci, il tocco poi su Bedini,
cerca spazio Bedini, palla cross, forse tiro di fatto, la palla è sul fondo ed è ancora la Fiorentina che può gestire il possesso. Galmazzi, bella palla per Nataletti, deve uscire però dall'area di rigore, ancora su Galmazzi, può concludere lui, palo pieno ed è il terzo per il numero 4 della Fiorentina. Piacenza, palla su, altro palo da parte di Panzardi, lui che è il capocannoniere, stampa il palo, il tocco in avanti in zona Bedini che poi lascia seguire su Battistacci, parte la conclusione, palla che gli rimane ancora a Battistacci, ancora Caprioli, sfera che è uscita e la rimessa è per il Piacenza, il tocco su May che gestisce, poi c'è il raddoppio su di lui, vuole il centro May, non calcia, non c'è spazio e quindi si ragiona andando da Battistacci. C'è ancora lo spazio per il destro May, allora si prende qualche metro, palo, la palla su da Nataletti che gestisce bene, poi raddoppio, trova il tocco su Galmazzi che riesce a gestire, non calcia Galmazzi, prosegue con il possesso, lascia poi lì pallone su Gerini ed è Piacenza che riconquista con D'Angelo, lo sarà a scavare questo pallone, Nataletti attento, può giocare ora la Fiorentina, parte la conclusione ed arriva quindi la 4-2 Fiorentina, più 2 per la formazione in maglia viola, il gol di Nataletti. Oggi semifinale d'andata, il passivo quindi conta anche in vista del ritorno, per il momento siamo sul 4-2, il vantaggio la Fiorentina. Direttore di gara che segnala corner, quindi potrà giocare ancora il Piacenza, tocca per errato con Galmazzi che prova a ripartire, poi ancora largo su Gerini che trova lo scavetto e trova il 5-2, il gol è di Gerini. Rimessa laterale, quindi Piacenza, il pallone su May che deve calciare, eccolo che parte il tiro ed è 5-3, ancora vive le speranze del Piacenza, il gol di May che è sul fondo ed è possesso Fiorentina. Subito sul pallone, buona la palla per la conclusione di Gerini e però non trova la porta e quindi Bedini del Piacenza prova a portare sul pallone, la sfera che non passa, Gerini prova a gestire, c'è May davanti, poi il contrasto e arriva qui il triplice fischio del direttore di gara, vince la Fiorentina 5-3 in quella che è una semifinale ma è solo l'andata, ci sarà il ritorno, il risultato è aperto.